Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla manifestazione di protesta che si è svolta questa mattina davanti Palazzo di Città. I lavoratori colpiti dalla crisi economica rivendicano il loro diritto a vivere dignitosamente con una occupazione. Vediamo. Tornano a far sentire la loro voce gli ex lavoratori dell'indotto di Gela. Questa mattina uno striscione e un manifesto che cita anche la Carta Costituzionale sono stati collocati dinanzi all'ingresso di Palazzo di Città dai lavoratori stanchi, demotivati ed esasperati da una crisi che non cessa di imperversare. Ci sono mutui da pagare, figli da mantenere, c'è una vita che scorre e i lavoratori chiedono di poterla vivere dignitosamente. Fanno appello ancora una volta alla politica. Essendo disoccupato già da aprile 2015, chiedendo appunto aiuto anche alle istituzioni, agli organi, appunto anche perché da cittadino onesto, che ce ne siamo cittadini onesti a Gela, io ho chiesto più volte, diciamo, quello che devo fare. Ripeto, questo è un altro tentativo che mi rivolgo appunto sia al governatore, che in particolar modo è quello che dovrebbe in un certo qual modo tutelare quello che è i cittadini gelesi, e il Presidente del Consiglio. Perché io preferisco fare una protesta democratica, pulita, che andare a fare proteste che possono essere controproducente per la democrazia stesso. Sono uscito dalla raffineria nel 2005 e poi ho lavorato al Tribunale di Gela come nuova costruzione. Però ripeto, qua oggi è la disoccupazione che allarma e io, da padre di famiglia, avendo tre figli a carico, devo tutelare i miei figli, cioè non posso stare inerte o aspettando che scenda chissà che cosa. È il mio dovere da padre, appunto, cercare di far qualcosa. E ho cercato di sopravvivere andando a disturbare fino a quando c'era mio padre vivo, perché non mi nascondo, mi ha anche sostenuto mio padre. Poi anche la Chiesa, perché più volte ho sempre rivendicato il fatto che la Chiesa è molto vicina a questa situazione, e grazie anche al nostro Vescovo e a tutta la Chiesa di per sé che non ci ha mai abbandonati. E questo è da dare un grande elogio, perché dà anche quella speranza in più di poter anche combattere, resistere e sopravvivere nello stesso tempo. Siamo tutto l'intero indotto che sta protestando, siamo tanta gente che stiamo protestando. Le striscione qua dietro col cartellone parlano chiaro, ci sarebbe pochissimo da dire, però in verità c'è tanto da dire. Io ripeto e ribatto sempre che qua a Gela si dovrebbe stare bene, perché c'è la raffineria che dà un bel po' di soldi. Parliamo sempre di compensazioni, parliamo pure delle royalties, i soldi sono veramente tanti. Non riesco a capire, non riusciamo tutti a capire il perché questa città non inizia a decollare, perché i lavori che ci sarebbero da fare in questa città sono veramente tanti, iniziando dall'edilizia, dalla ristrutturazione delle strade, alle spiagge, il giardinaggio, insomma, non dovrei essere io a dirlo, dobbiamo tutti capirlo. Quindi noi ora ci stringiamo tutti, tutta l'intera città, per cercare di dare una scossa a questo territorio e per cercare di dare veramente figura positiva alla città di Gela, perché siamo dimenticati da tutti veramente. Hanno incontrato il prefetto di Caltanissetta, 22 sindaci del libero consorzio di appartenenza per esporre i problemi e le istanze dei territori rappresentati. Sentiamo. 22 sindaci della provincia hanno condotto una marcia simbolica in fascia tricolore a Caltanissetta, da Palazzo del Carmine alla prefettura, dove hanno incontrato il prefetto Maria Grazia Cucinotta. Sono molteplici le questioni sollevate dai sindaci: ritardi nei trasferimenti, tagli, rifiuti. Numerose tra queste, secondo i primi cittadini locali, dipenderebbero dalla regione siciliana ferma ai trasferimenti del 2015. Si teme per la prosecuzione di molti servizi e per l'ordine pubblico. Il prefetto ha ascoltato le istanze dei territori, riconoscendo a quello di Gela un grosso carico di difficoltà dovuto alle tante criticità legate soprattutto alla gravissima crisi occupazionale. Devo dire che questa mattina tutti i sindaci del Libero Consorzio di Caltanissetta ci siamo trovati dal prefetto per manifestare la nostra solitudine da amministratori. Ci rendiamo conto che è un problema politico di mancata scelte negli anni e di grande confusione nella gestione attuale, dove
per recuperare fondi in realtà in modo indiscriminato si riversano i problemi sui comuni con tempistiche inammissibili e con dei tagli e trasferimenti che non possono sopportare. Però vi sono dei problemi reali che l'amministrazione noi dobbiamo fare presente al prefetto perché incide sulla vita quotidiana di tutti i nostri concittadini che noi qui rappresentiamo e che hanno dei bisogni reali, dei bisogni che bisogna soddisfare giornalmente e con una continuità che non può essere i tempi dei burocrati che si trovano alla regione. Di conseguenza oggi abbiamo presentato questo nostro malessere e devo dire che l'eccellenza del prefetto ci ha ascoltato con molto interesse e che riporterà le nostre osservazioni nei luoghi preposti. Aspettiamo comunque una risposta fiduciosa sia per quanto riguarda le istituzioni a livello nazionale, di cui il prefetto rappresenta, ma sia soprattutto a livello regionale che eviti di emettere delle ordinanze che mettono in difficoltà la gestione quotidiana come quella dei rifiuti e che ripensi a dettagli che siano funzionali e non che invece incidono sui servizi essenziali. Hanno tentato una precipitosa fuga tre soggetti che ieri si sono imbattuti in una volante del commissariato di Gela che stava effettuando un normale controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Due dei soggetti sono stati fermati e identificati, una è stata arrestata e posta ai domiciliari. Si tratta di Riccardo Fasciana, 18 anni, incensurato, che fuggendo ha tentato di distogliere l'attenzione dei poliziotti dalla porta del proprio garage, in cui è stato trovato un vero e proprio laboratorio di confezionamento e consumo di droga. La polizia ha infatti rinvenuto 100 grammi di marijuana e diverso materiale utilizzato per il peso, il taglio e il confezionamento della droga. Fasciana è stato trovato in possesso di dosi già frazionate per la vendita. Denunciato a piede libero un minore, incensurato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, sorpreso grazie all'arguzia dei poliziotti, mentre cercava di nascondere 6 dosi di stupefacente dentro l'intimo. Una convenzione per esprimere la volontà di donare i propri organi e tessuti è stata sottoscritta dal Comune di Gela e dal Centro Regionale Trapianti. C'eravamo anche noi, vediamo. È stata sottoscritta la convenzione che consentirà ai cittadini gelesi di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti nel momento del rilascio o del rinnovo della propria carta d'identità. Hanno apposto la loro firma sull'importantissimo documento nel corso di un incontro dibattito che si è svolto al Club Vela, il sindaco di Gela e il coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Bruna Piazza. Il fatto che ognuno di noi possa in vita esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi è intanto un gesto di grandissima libertà, è indicativo appunto di questo momento storico in cui ognuno di noi deve poter dire la propria, è agevole il lavoro in quanto dover chiedere il parere in merito alla donazione degli organi ai familiari di un soggetto che decede. Quindi noi ci ritroviamo a fare una domanda così impegnativa, così difficile, nel momento più difficile, perché chiaramente sono i parenti aventi diritto, quindi quelli più vicini. Chiaramente è una situazione estremamente stressante, estremamente coinvolgente, per cui il fatto che di poter trovare che il soggetto che decede ha espresso la propria volontà e quindi sapere qual è la volontà sua, personale, senza che nessuno si debba fare carico di questa responsabilità, che è sempre un'interpretazione, aiuta tanto, solleva le coscienze, e ottimizza e rende più rapido il lavoro. I parenti non possono opporre diniego? I parenti, per poter opporre diniego, devono dimostrare che il soggetto che ha espresso la propria volontà favorevole ha poi cambiato idea, perché tutti noi possiamo esprimere la nostra volontà e successivamente cambiare opinione in merito a quel dato, perché è successo qualcosa, dico, ognuno di noi deve essere libero di modificare la propria scelta, ma deve dimostrarlo, cioè o il soggetto lo deve, oppure il familiare mi deve dire guardi, il giorno tot mi ha scritto dopo quella data, mi ha scritto che non era più d'accordo. È un passo di civiltà per la cultura del dono. Gela devo dire che è una importante città che si è sempre dimostrata di essere sempre molto generosa, è la seconda città di fatto in Sicilia. Però con questo documento
che si potrà sottoscrivere al momento in cui si chiede la carta d'identità direttamente al comune, si libera in quella situazione drammatica che quando si perde un caro di dover pure scegliere proprio per il proprio istinto che non c'è più. In questo modo uno libera i propri cari da una scelta che a volte è penosa, ma che in realtà è una scelta generosa. E quindi in questo modo riusciamo a togliere da quell'imbarazzo chi è che mantiene ancora, vuole trattenere il proprio caro, ma sa che non c'è più nulla da fare, invece ognuno così può scegliere per se stesso. L'incontro dibattito nel corso del quale è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Gela e il Centro Regionale Trapianti si è svolto al Club Vela. Sentiamo. La convenzione tra il Comune di Gela e il Centro Regionale Trapianti Sicilia sulla possibilità di esprimere la volontà sulla donazione di organi e tessuti si è svolta nel corso di un interessante incontro dibattito al Club Vela di Gela, presieduto da Luigi Nastasi. L'evento ha dato il via al calendario degli appuntamenti previsti per l'estate 2016. Siamo veramente orgogliosi che questa firma viene fatta al Club Vela, perché ci gratifica di un lavoro veramente grande. Prossimi appuntamenti, oltre a questo che apre la stagione degli incontri, saranno tanti e variegati e soprattutto punteranno sulle tematiche che sono di interesse della comunità gelese. Parleremo, il prossimo incontro sarà quello sul porto. Nel corso della serata è intervenuto il top manager dell'ASP 2 di Caltanissetta, Carmelo Iacono. Due parametri importanti di valutazione per lo stato di civiltà di un territorio sono esattamente l'accoglienza e la donazione. Ebbene, i nostri territori per accoglienza e donazione non sono secondi a nessuno. Quello che si sta facendo oggi è qualcosa che agevola la donazione, però il nostro popolo è un popolo accogliente, è un popolo generoso ed è un popolo che proprio della donazione ne fa un punto di forza. Ha coinvolto il pubblico presente in sala con un'interessante e approfondita relazione il direttore della struttura di rianimazione e terapia intensiva e coordinatore locale dell'ASP di Caltanissetta per la donazione di trapianti e organi, Lucio Antona. Si sceglie di donare perché effettivamente è un atto d'amore incondizionato, senza avere solo la gratificazione di averlo fatto, perché non ci dimentichiamo che dietro una donazione c'è una morta e quindi c'è una persona cara che va via, e quindi trovare il momento giusto per concedere, per dare, per fare questo atto amore non è per niente facile, e su questo noi altri continuiamo la nostra lotta a far sì che questa politica, questo dono d'amore venga diffuso nella popolazione di Gela, e devo dire che effettivamente c'è una bellissima risposta. All'evento erano presenti i rappresentanti locali delle associazioni che promuovono da anni a Gela la cultura del dono. Momento molto emozionante anche la testimonianza di chi in prima persona ha vissuto l'esperienza della donazione per salvare una vita umana. Vediamo. Tre associazioni presenti nel territorio ormai da molto tempo, l'ADMO, la FIDA SADAS e l'ADOCES. Voi vi occupate di volontariato, vi occupate soprattutto di vite umane. Sì, noi ci occupiamo di donazione di midollo osseo, della sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo, e assieme a queste associazioni che sono una risorsa del territorio noi portiamo avanti diverse iniziative, perché il tema è sempre quello, il dono. Noi ci stiamo sforzando per portare avanti la cultura del dono e la città sta rispondendo in maniera straordinaria. E anche l'ADAS, presente nel territorio da quasi 40 anni, si occupa proprio della promozione della donazione del sangue, ma soprattutto anche della tutela del donatore. Sono tanti donatori a Gela, ma non sono mai abbastanza. Noi chiediamo sempre a gran voce che le persone, la gente, i liberi cittadini, i giovani e anche gli anziani, perché adesso si può anche donare fino a 70 anni, si avvicinano alla nostra associazione, si avvicinano alla cultura del dono e quindi in questo caso della donazione del sangue. ADOCES Sicilia è invece l'associazione di donatori di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale e intende sensibilizzare le mamme in attesa, i genitori in attesa di un figlio, verso la donazione del sangue cordonale, perché nel sangue cordonale è contenuto
sono contenute le cellule staminali, quelle stesse che sono contenute nel midollo osseo e che servono a curare, quindi a offrire la speranza di una nuova vita a tutte quelle persone che sono malate di malattie oncoematologiche. Lei è una donatrice e grazie al suo gesto d'amore ha salvato una vita umana. Che esperienza è stata? Allora, è un'esperienza molto forte. E non si può spiegare semplicemente con le parole, però da questa esperienza vi posso garantire che ho ricevuto anch'io. Ho dato la vita a un'altra persona, mia madre, però ho ricevuto anch'io tanto da questa esperienza. Non bisogna sottovalutare le potenzialità dell'essere umano. E per potenzialità non intendo cose materiali o altro, diciamo, di questo tipo, ma supporto morale, l'amore, la solidarietà. Di fronte a una malattia, soprattutto poi quando tocca un parente vicino, la vita ti cambia e ti rendi conto che le cose importanti della vita sono altre, proprio la vita è importante. Io invito tutti a riflettere su questo mio pensiero. Poter essere un giorno qualcuno che può salvare qualcun altro non è cosa da sottovalutare, dovremmo tutti riflettere su questo. Sono state pubblicate al Comune di Gera le graduatorie con i nomi dei soggetti ammessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus sociosanitario e dell'assegno civico. Lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali, Licia Abela. L'elenco è consultabile all'albo pretorio sul sito internet del Comune di Gera o negli uffici del segretariato sociale. E tra le eccellenze del Centro di Ricerca Medica Humanitas ha ottenuto un importante riconoscimento, premiata insieme a 3 colleghi con un assegno di ricerca. Si tratta della 29enne gelese Marina Baretti, specializzanda in oncologia, che da alcuni anni studia il tumore del pancreas proprio per conto della struttura di alta ricerca. A premiarle insieme a colleghi di tutto il mondo è stato Gerry Scotti, testimonial della campagna 5 per 1000 di Humanitas. In totale sono 4 i ricercatori premiati, compresa la giovane gelese che ha già svolto attività in centri fuori dall'Italia. La generosità di Gerry Scotti, spiega il professore direttore scientifico Humanitas e docente di Humanitas University, contribuisce a far entrare e trattenere nel nostro paese 4 giovani di talento che hanno effettuato importanti esperienze all'estero. I loro progetti di ricerca affrontano sfide fondamentali per la medicina. Migliorare la comprensione dei meccanismi del sistema immunitario può infatti portare allo sviluppo di nuove cure e di approcci di immunoterapia per malattie fra loro molto diverse, ma che hanno in comune una componente infiammatoria, tumori, malattie del metabolismo osseo, scompenso cardiaco. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Un omaggio della parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo a Monsignor Grazia Labiso in merito al 50° della sua ordinazione sacerdotale. Si tratta di un libro scritto da Gabriella Portalone che martedì scorso nella Chiesa del Rosario è stato consegnato nelle mani del sacerdote già vicario foraneo di Gela. Il titolo è emblematico, un uomo, un prete, una città. Sentiamo Monsignor Grazia Labiso ai nostri microfoni. Quest'opera è dovuta soprattutto alla commissione del Consiglio Pastorale che dopo i festeggiamenti della ricorrenza del mio 50° hanno voluto fermare l'attenzione un po' sui fatti salienti della mia vita. C'è un aneddoto particolare che vuole raccontarci in questi 50 anni di sacerdozio? Ma sono parecchi gli aneddoti. Io per esempio ricordo sempre con grande commozione e grande soprattutto partecipazione il mio soccorso in Irpinia con i terremotati e soprattutto quando siamo stati incaricati a seppellire i morti nel completo silenzio e nella completa solitudine lì nei monti dell'Irpinia, San Gregorio Magno, Muro Lucano, e ci hanno incaricato per poter noi, io con i volontari che ho portato da Gela, allora ero a Macchitella, a un certo momento abbiamo fatto questo servizio
con grande silenzio e siamo ritornati a Gela dopo il Natale, perché abbiamo fatto il Natale con i nostri fratelli terremotati. Lei ha operato a Gela anche in un periodo difficile, ci riferiamo alla fine degli anni 80, inizi 90, quando scoppiò la guerra di mafia. Di quel periodo cruento di Gela cosa ricorda? Ma io ricordo la tensione e anche le lacrime della Chiesa, soprattutto perché si rivolgeva alla città e la città sembrava sorda agli appelli. Ricordo la lettera che abbiamo fatto nel 1987, precedentemente la marcia con il vescovo Cirincione, l'allora sindaco Vincenzo Giunta, e noi abbiamo voluto svegliare la città dicendo le inadempienze, i ritardi e il pericolo del domani. Purtroppo quel domani si è verificato ed è successo. Il vento è cambiato. Sì, ma è terribile, proprio perché c'era questa situazione che dove si vedevano proprio le realtà che andavano a finire a questo eccidio terribile, io lo chiamo, della città e soprattutto dei nostri giovani, soprattutto per quanto concerne anche tutta la sparatoria che c'era alla sala giochi, e c'erano i nostri ragazzi. In conclusione, cosa le ha dato Gela in questi 50 anni? Cosa lei ha dato alla città? Allora, Gela mi ha dato la spinta a credere di più nella mia missione di servizio. Io ho cercato di dare questo servizio anche se le aspettative non sono state risposte dalla corrispondenza di tante persone. Cosa voleva allora? Ma io avrei voluto una maggiore, come dicevamo noi, l'appello alla città unita, un maggiore coinvolgimento da parte delle forze politiche, da parte delle forze sindacali, da parte degli operai, da parte di quelli che si lamentavano ma che poi non si sbracciavano. Incomprensibile Sicilia, si tratta del libro di Enzo Russo che sarà presentato domani alle 19.30 all'Eschilo Lab in piazza Salandra. Converserà con l'autore l'avvocato Franco Gallo. L'iniziativa porta la firma della libreria Mondadori Gela, Comune, Teatro Eschilo. Partita di calcio domani al Vincenzo Presti alle 19.30 nell'ambito dell'iniziativa Tu come me. L'evento, patrocinato dal Comune, vedrà in campo l'associazione antiracket Gaetano Giordano ed una squadra composta da elementi scelti fra il centro di accoglienza dei minori richiedenti asilo politico di Via Parioli. L'iniziativa tende a favorire attraverso lo sport i doverosi processi di integrazione oramai ineludibili e altamente auspicabili per l'intera comunità. Una stagione che finisce per dare il benvenuto all'estate tra le note dei fiati, le percussioni e i contrabbassi a corda dell'orchestra dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini. Si è concluso così il primo appuntamento con la Festa della Musica a Caltanissetta, con un concerto ai piedi del Santuario del Redentore. 5 i brani suonati dagli oltre 70 componenti dell'orchestra, guidati dal maestro Angelo Ricalsi, che durante l'esibizione non è riuscito a contenere l'emozione, un desiderio che ha realizzato grazie ad una forte ed efficiente collaborazione non solo con gli allievi e i componenti del direttivo, ma anche con la Proloco di Caltanissetta. Quest'anno, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione, abbiamo voluto individuare una sede che rappresenta il simbolo della città di Caltanissetta, per cercare di dare un primo input per iniziare alla valorizzazione di questo bellissimo monte che va fruito a pieno regime da tutti i cittadini di Caltanissetta. Questa è una festa nazionale, investe tutte le città d'Italia in tutti i modi e devo dire che Caltanissetta si sta facendo valere in merito a questo. Diciamo che questa organizzazione è un'organizzazione che ci è costata anche dal punto di vista economico, ma la nostra città merita questo. Vorremmo poter fare di più, ma insieme a tutte le altre istituzioni, valorizzare quei luoghi che purtroppo spesso e volentieri
anche con motivazioni non facilmente giustificabili, sono chiuse. Una passione che mi accompagna fin da ragazzino, dalle mie prime esperienze con la banda del paese, alla partecipazione dell'orchestra dell'Istituto Vincenzo Bellini, ha raccontato ai nostri microfoni il musicista Calogero Contino. E adesso sono entrato al conservatorio, di cui faccio parte attivamente da 6 anni. E faccio appunto il primo flicorno soprano in orchestra nella Symphonic Band del Conservatorio con cui abbiamo fatto parecchie manifestazioni di vario genere, sia in ambito sinfonico, sia in ambito lirico, cameristico, e anche questa sera in veste un po' più ricreativa rispetto al normale, perché appunto oggi è il solstizio d'estate e con l'orchestra del nostro conservatorio vogliamo allietare e portare un po' di musica in questa giornata particolare. All'insegna dello slogan "Anche tu puoi salvare una vita", l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela, coordinata da Orazio Coccomini, per sabato 25 giugno prossimo propone, con il supporto del CESVOP, una giornata di sensibilizzazione per informare e formare i cittadini sui metodi di primo soccorso e BLS. Si tratta di un'iniziativa molto importante anche in considerazione dell'imminente stagione estiva, in cui bambini e anziani, assieme a chi lavora sotto il sole, possono essere vittima di un colpo di calore che in certi casi può avere conseguenze serie. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, si svolgono nell'aula formazione della sede operativa di Via Falcone in Contrada Brucazzi a Gela dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. A conclusione della giornata ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione. Gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 914419. C'è anche un indirizzo di posta elettronica: giubbeditalia@hotmail.com, una pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela, oppure ci si può presentare direttamente sabato 25 giugno alle 8:30 presso la sede operativa. Teatro Sotto le Stelle all'Antidoto di Gela, tutti gli spettacoli si terranno all'aperto, si comincerà domani alle 21:30 con Attenti a quei due della compagnia Antidoto. La rassegna si concluderà a settembre, l'ingresso è di 5 euro a coppia, prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it, vi ricordiamo inoltre che Canale 10 è dotato anche di un altro strumento, il televideo, sempre aggiornato. Grazie a tutti, arrivederci.